Benvenuti sul canale Passione Games, buon giovedì, tutto sommato ricco di fresco, o perlomeno temperature decisamente più accettabili, acqua, ghiaccia, e quindi un giovedì di football un pochino meno, diciamo, caratterizzato dal caldo. A parte gli scherzi. Allora, oggi vedremo, a parte che avete già visto, perché io, insomma, questo video lo carico intorno alle 2, 2 qualcosa, quindi diciamo che sono già passati diversi video che vi raccontano un po' quello che sono i vari report che il giovedì di PES di eFootball ci mostra. Tra le cose, volevo registrarlo stamani mattina presto, ma cioè, non ho, come ormai succede quasi sempre, lunedì e giovedì, mi serve aggiornato. Quindi niente, niente. Salutiamo un'amica che sta lì. Niente, non ci saluta. È nervosa la gente, è calda. Ecco, un saluto molto interessante. Ok, basta. Anche troppo, anche meno. Va bene, non si taglia nulla, ovviamente. Quindi oggi è giovedì un po' più particolare. Bene. Allora, entriamo dentro il gioco, ok? Entriamo dentro il gioco e facciamo la solita transizione. Carina, abbastanza carina. Entriamo dentro il gioco. Sit down. Allora, una cosa importante. Avevo sbagliato. Oddio, non succede nulla. Ah, ecco, sì. Dicevo, avevo sbagliato quando vi avevo detto che il campionato, o meglio, la stagione 2 era ripartita, ma non era stato aggiornamento. Ma sostanzialmente, la stagione 2 ufficialmente parte il 16. La stagione 2 parte il 16. E la cosa che non ho capito è perché io, entrando nella mia, come posso dire, nella mia stagione, chiamiamola così, sono stagione 8. Io ero rimasto alla stagione 5. Io credevo che. O 5 o 6, non me lo ricordo perché ci avevo giocato il giusto, ma mi sono tornato indietro. Comunque, vabbè, poco conta. Però la stagione numero 2 comincia il giorno 16, che è un giovedì. Ora poi magari sabato vi racconterò un po' con i video che vi faccio, poi andatela a vedere, ragazzi, perché alcune volte qualche contenuto che porto risulta interessante. Quindi parleremo un po' della settimana prossima, che sarà un po' meno pregna di fatevi vedere l'aggiornamento, un po' pregna di video, perché il faccione sarà assente, giustificato, ovviamente. Vabbè, detto questo, 2500, poco se ci abbiamo. Contratto al buio per 50.000 scuse dell'amministratore. Noi si prendono le scuse dell'amministratore per quel discorso che vi dicevo stamani mattina. C'è ancora la Roma, quindi molto probabilmente. Si potrà fare un altro contratto al buio. A parte, io ho giocato con la Roma, o meglio, ho fatto come si dice, l'evento Roma, ma insomma, poi alla fine non è che sia venuto un grande, grande piano. Andiamoci intanto a riscuotere le cose. 50.000 e siamo a 359.000. Io non lo so, poi il contratto mi ha dato 3, poi là, 3 stelle, più 2.500. Ora domani ci saranno le monetine. Allora, premesso che oggi non faccio nessun giro, perché devo valutare, ho 250 monetine, sapete, un giorno sì, un giorno no, le regalo, di fatto per ora è così, e quindi volevo capire se posso arrivare. Domani arriverò a 5.000 punti di football, quindi potrei riscattare uno per i giocatori. Vediamoci come si faccia. Allora, intanto. Schema di gioco, andiamoci a vedere innanzitutto i contratti. Andiamoci a vedere i contratti. Allora, lista di giocatori speciali abbiamo. National Team termina tra una settimana, 6 giorni, 14 ore. Andiamocela a vedere. Ci sono tanti giocatori. Troviamo Pirlo, Howard e Kohler. Sinceramente non mi interessa nessuno dei tre. Pirlo forse, ma insomma Kohler non è che mi garbi più di tanto. E Howard idem con Fagioli. Ci sarebbe però questa gente di Marquinhos. Sì, ma ragazzi, tanto la probabilità che si prenda questi giocatori è come posso dire, è come avere Danilo Pereira, anche questo è un bel pezzetto, eh? È come avere la fortuna
di vincere al Superenalotto. Poi questo ragazzo Minx, con questi capelli troppo forti. Quindi sostanzialmente, andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, cominciamo, credo che ci sia il più vicino, sia Owen, pronuncia Owen, una punta che fu un opportunista, vediamo, comportamento offensivo 81, vi elenco quelle che sono verdi, poi diciamo dribbling 80, finalizzatore 85, c'ha 14 livelli di miglioramento. Presumo che arrivi a 95 tutto, secondo me ci arriva. Velocità 84, accelerazione 85, potenza tiro e salto veramente lì. Contropiede veloce, non è la sua, il suo stat up più alto, ma è il contrattacco. Stile di gioco dell'intelligenza artificiale, serpentina tra non corsa e tiratore, abilità. C'è un tiro giro da distanza, pallonetto mirato, finalizzatore acrobatico. Colpo di tacco, tocco di prima, esterna, giro, specializza dei rigori e astuzia. Resistenza di fortuna è bassa, quindi è un giocatore che molto spesso lo troviamo all'ospedale, quindi in tribuna. Valutazione B ed è stato bloccato all'età di 21 anni, che credo sia, diciamo, l'inizio della sua parabola ascendente. Punta centrale, vedete, può fare anche trequartista, ma anche no. Frequenza piede debole quasi mai, precisione piede debole alta. Ok. E questo è il primo. Andiamoci a cercare gli altri due, cioè Cole e il buon amico Pirlo. Ecco qui, Pirlo. Anche lui, potenziale B. È stato bloccato all'età di 27 anni, quindi credo proprio il momento in cui ha vinto il campionato del mondo. Correggetemi magari nei commenti se sbaglio. Anche qui, controllo palla 92, è verde, quindi diciamo che è un verde scuro. Quindi più un azzurrino ed è l'over più alto, quindi effettivamente è un giocatore tra le linee, c'ha 10 livelli di miglioramento, credo che arriverà a un 95 tutto tutto se lo maxiamo. Abbiamo diversi elementi color blu, azzurrino, controllo palla, possesso stretto, passaggio alla rotella e passaggio alto, questo effettivamente è un colpo, cioè nel senso è un giocatore un po' leggerino, però calci dal fermo 94, tira al giro 98. E poi potenza del tiro 87, controllo del corpo 92, resistenza 88. Contatto fisico effettivamente 90, 61, ma insomma è leggerino e quindi è un giocatore. Poi come ovviamente stile di gioco lui è forte nel possesso palla, come è logico. Lui può fare il mediano, ma anche mediano basso, ma anche il centrocampista in un centrocampo a 2 potrebbe essere ideale. Stile di gioco intelligenza artificiale. Serpentina, esperto palle lunghe, tiratore e l'abilità taglia le spalle a giro, lancio lungo, passaggio di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, cross calibrato, esterna a giro, passaggio a scavalcare, specialista dei rigori ed è un leader. Poi frequenza piede debole sporadicamente, resistenza a fortuni alta. Questo ragazzi sarebbe l'ideale, soprattutto nel mio club, anche se insomma quel ruolo lo sto coprendo con diversi giocatori. L'ultimo giocatore che è proposto come chiamiamola leggenda, non so come la possiamo chiamare, ed è però quello dei tre quello che c'è il valore più basso, ovvero Kohler. Come se lo troviamo, Kohler, dove sei? Dove sei? Dove sei? Così si vede, eccolo qui in fondo. Non ci sono grandi altri giocatori. Allora, peso 99 kg, quindi stazza lui, contatto fisico, infatti, è diciamola insieme al colpo di testa. È il suo punto forte che è 2 metri, anzi 2,02 m, con 99 kg di peso, una stazza veramente. Valutazione B ed è stato bloccato all'età di 28 anni, che credo sia quel periodo in cui nel 2010 dovrebbe essere, perché è il periodo in cui ha fatto il mondiale o l'europeo. Cos'era che eliminò l'Italia, la Repubblica Ceca? Non so se era corrispondente a quel biscotto famoso tra la Svezia, la Repubblica Ceca, non mi ricordo. Comunque, magari nei commenti, se qualcuno lo sa meglio di me, lo dica. Beh, punta centrale, questo è il fulcro del gioco. Lui è il classico punta che si attira a 7-4 giocatori, potenza del tiro, salto e contatto fisico sui suoi elementi, col contatto fisico e il colpo di testa, che sono gli elementi principali. Non ha un grande controllo palla, non fategli fare dribbling, non fategli fare passaggi né alti né bassi, perché questo non li fa. Calci dal fermo meglio che ne faccia qualcun altro. Forse, ma Dio forse, gli si fa battere i falli laterali. Ma forse. Poi
Poi, vabbè, in difesa lui non ci deve stare. Velocità non è un veloce. Sono più veloce io con le ciabatte, 65 di velocità. L'accelerazione è ancora peggio. Controllo e resistenza, 68. Diciamo che è una carta destra che potreste, se vi capita, di farlo entrare nel secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, dove magari sono tutti stanchi, lui con la sua forza e col suo colpo di testa potrebbe fare la differenza. Passaggio lungo bilaterali sono il suo stile di gioco. Non fatelo giocare con contropiede veloce. Quindi nel mio team farebbe grossa difficoltà, a meno che non lo maxo. È un tiratore come stile di gioco. E poi abbiamo colpo di testa, pallonetto. Questo secondo me è un po' forzato. Lancio lungo, anche questo è forzato. Tiro a salire, può darsi. Colpo di tacco, tiro di prima, specialità dei rigori e spiro combattivo. Diciamo tutti questi, secondo me, colpo di testa e spiro combattivo sono gli elementi che potevo ammettere. Il resto, secondo me, sono molto veritieri. Molto resistente alle infortuni bassa, quindi praticamente si rompe anche lui da un momento all'altro e forma incontrollabile. Quindi questo giocatore, ripeto, se vi capita invece di svincolarlo, a mio avviso potete tranquillamente metterlo nel secondo tempo. Poi ci sono i giocatori del Tottenham, vedi tutti, se ne possono pescare tre se non sbaglio. Abbiamo Song, che è un esterno, poi abbiamo chi è questo? Higberger, poi non c'è Grosso, non c'è la ah, c'è Kane, c'è Kane, c'è, dicevo. Poi c'è Kulusevski, che è un esterno anche lui, attacco, il Lloris, il difensore centrale Romero, e gli Eder, un altro difensore centrale, e un centrocampista che è Bentancur. Quindi ci sono due ex Juventini più Kane. Allora, quello che mi interesserebbe a me è lui, anche se io non gioco con l'esterno, ma lui può fare tutta la fascia, che dà un comportamento offensivo, forma Shea, ha 29 anni, contropiede veloce, infatti è la sua caratteristica principale. Vediamo un po', comportamento offensivo 85, dribbling 81 e poi finalizzatore 87, però diciamo di Chelsea non c'è niente, c'è sopra 90, non c'è niente, finalizzatore non ha resistenza 86, controllo del corpo 81, contatto fisico 62, 79 kg. Strano, perché per essere un 80-79 kg, insomma, sarebbe una perfetta forma. Accelerazione e velocità sono adatte sue caratteristiche. Poi, contropiede veloce, la sua è come caratteristica principale, per quello che dicevo. Poi, funambolo, treno in corsa, inserimento da dietro, il tiratore, sono gli stili di gioco. E poi le abilità sono fitta, doppio passo, doppio tocco, svolta secca, tiro a giro da distanza, lancio lungo, finalizzatore acrobatico, tiro di prima, stand a giro, astuzia e tornante. Quindi è un giocatore col tagliagento, però secondo me potrebbe fare anche la fase difensiva. Resistenza ai infortuni in media, una forma incontrollabile, anche lui, come Ronaldo. Quindi l'altro giocatore che a me è sempre piaciuto ed è una punta. Ecco, un servizio, qui c'è 7 livelli, l'altro si guarderà quali sono i livelli di progresso, 7, quindi io credo che in più di 95-96 non arrivi. Non ho ancora visto uno che è a 99, forse, ma beh. Anche lui è passaggio lungo, quindi se dovessi prenderlo, magari scelgo, devo allenarlo parecchio, altrimenti mi abbassa il senso della mia squadra, cioè l'intesa della mia squadra. Allora, come elemento principale, comportamento offensivo è 92. E poi non è velocissimo, ma non è da essere velocissimo. Lui è come Kohler, no? Fa, a differenza però di Kohler, magari è più conveniente partire con lui, poi magari cambiarlo con Kohler, faccio un'ipotesi, e che è una buona avanti con un finalizzatore 88, poi c'ha un contatto fisico 80 e non ha un ottimo controllo del corpo, anzi 61 è pessimo, sapete, no? Sotto i 70 si va sul rosso, sopra i 70 si va sugli arancio, sopra gli 80 si va in verde, sopra i 90 si va col bluino celestino, non lo so, un bel di più acceso. E lui di fatto come potenza di 85, quindi si avvicina. Però è che non è una carta che è così entusiasmante. Tiratore, punta molto sulla forza e il comportamento offensivo e la potenza di tiro, non c'è nient'altro di perché poi forza anche lì fino a un certo punto. Comunque, abilità alle spalle al giro, colpo di testa, tira da giro da distanza, tira a scendere, finalizzatore acrobatico, tiro di prima, specialista dei rigori, astuzia, dominio palle alte e leader. Resistenza ai infortuni, anche lui media, ed è a forma incontrollata.
Ragazzi, gli altri non sto nemmeno a guardare, tanto sono tutti giocatori. Io sicuramente questa settimana mi servo le mie 250 monetine, quindi arriverò magari a avere un po' di più. Di questi 8, io direi che forse i due che vi ho fatto vedere sono quelli un pochino più da considerare. Poi dipende anche da che squadra avete, però ecco, io non l'ho visto in games, ma insomma Kane e sono i due giocatori che, insomma, se dovessi fare un giro le punterei. Mentre di là forse l'unico è Pirlo, quindi non è una grande cosa. Di qua, visto che ho qualcosa che potrei prendere, ecco, abbiamo Tavernier, che io ho provato a usarlo, se non sbaglio, perlomeno mi sono sognato di usarlo, sognato. Qui sono la Premiership aprile, durate 6 giorni, che qui asserviamocelo, sono i giocatori appunto in evidenza della Lega Scozzese. L'unico forse potrebbe essere lui, è un terzino mattatore. Lo troviamo praticamente da tutte le parti, ma su e giù, e anche lui però non ha aumenti di livello, velocità di accelerazione, però comportamento difensivo è ba molto basso, quindi asserviamocelo, è un giocatore che non ha niente. Se io questi qui me la sederei. Ecco, per concludere andiamoci a vedere quelli che sono gli eventi. Allora, la campagna, questa è la solita, Season Break Launching Camp. Ecco, quello della Roma, andiamocelo a vedere. Dettagli, bisogna vedere. Ah, l'ho già fatto, quindi questo qui, per chi non l'ha fatto, per chi non l'ha fatto, infatti, vediamo un po', vediamo un attimino per gli eventi. Per chi non l'ha fatto, no, entra. Vediamo un po', entra, accordo il buio. Che l'ho già fatto, vediamo un attimino. Sì, allora, la Roma si può fare la Roma, lo faremo. Magari ora lo registro e poi lo troverete domenica, no? Quindi l'evento della Roma lo troverete domenica, nel consueto appuntamento con il football della domenica. E niente, quindi io direi andiamoci a vedere, questo lo facciamo, andiamoci a vedere poi. Tra 3 giorni, sono durato 5 giorni, questo tra 3 giorni, quello nuovo è questo. Vediamo dettagli, squadra di sogni, 10 ricompense. Punti minimo 1, sfida 1, massimo 3 partite, allora 2000 GP e 100 GP dopo la seconda volta, 2000, sono sempre le solite cose. Poi terza sfida, 4000 GP e poi ci sono i bonus, no? E anche questo si gioca contro, non il computer, ma contro un avversario. Mentre questo contro il computer, eventi tour, dettagli, anche questo sostanzialmente vi diano, diciamo, la Liganna che dovrebbe essere elemento, ma insomma tutte queste squadre poi ci sono tutte, quindi anche qui 2000 eccetera eccetera, quindi c'è un pochino di qua, però questo contro il computer, se non sbagliano ditemelo, partita contro AI, intelligenza artificiale, sì. E poi c'è questo che, se non l'avete fatto, start e fatelo, perché vi riempie di premi. Io ci ho fatto diversi premi che mi hanno fatto, diciamo, ringalluzzare il mio ringalluzzare, vuol dire riempire, no? Alcune volte parlo in termini troppo toscani e non si capisce. Ragazzi, io direi di chiudere qui questo episodio. Torniamo con il faccione in primo piano. Un giovedì di football, tutto sommato normale, niente di che e niente di più. Il 16 ripartiremo con il campionato. Cercherò di fare qualche live. Nel contesto, vediamo se appunto porterò qualche contenuto oltre a quello del lunedì, del giovedì e della domenica, magari qualcos'altro. E a proposito, settimana prossima, ve lo dico già di ora, la settimana che verrà difficilmente riuscirò a registrarla, non lo so, sicuramente il giovedì di PES o di eFootball no, perché appunto non riuscirò ad essere presente per poter registrare. Poi magari la sera riesco ad arrivare un'ora decente, quindi lunedì non lo so, ma il giovedì di PES, di eFootball, scusate, molto probabilmente non sarà della settimana. Ragazzi, io vi saluto, se vi piace il video come sempre mettete un like, commentate, magari su certe anche cose che ho trattato. Noi ci vediamo sui vari social, a cui appunto fa riferimento il canale e a cui appunto il canale amico. Io posterò e condividete questo video, così appunto magari se qualcun altro non riesce a trovarlo oppure non riesce a trovare il canale lo trova, scrivetemi, aiutate il faccione ad arrivare intanto a 700 iscritti, che sarebbe già un ottimo.
un'ottima cosa. Ci vediamo. Ciao.